Il Paradigma oggi vi offre una rarissima intervista alla principessa Vittoria Aliata di Villafranca. Esperta di cultura islamica, intellettuale coltissima, è stata la prima traduttrice del Signore degli Anelli nella versione italiana. Una traduzione che trasmette agli italiani l'afflato epico nordico di Tolkien tramite echi danteschi e un linguaggio evocativo. Una traduzione approvata dallo stesso autore del Signore degli Anelli. Il Paradigma, in collaborazione con l'autore e regista siciliano Giancarlo Cutrona, è andato a Bagheria, dove ha incontrato la principessa Vittoria, con la quale abbiamo parlato della sua traduzione e del significato profondo dell'opera turchianiana. Buona visione! Quali sono le ragioni culturali, filologiche e deontologiche che l'hanno posta in conflitto con la casa editrice Bompiani relativamente alla nuova traduzione? Beh, diciamo per esprimere correttamente la questione, non, eh, è stata la casa editrice Bompiani a essersi messa in conflitto con me, eh, per tutta una serie di atteggiamenti emotivi. Eh, innanzitutto perché eh, ha non ha preso in considerazione il fatto che i diritti, eh, i diritti della mia traduzione erano scaduti e ha continuato a stampare, a pubblicare eh, e a diffondere eh, senza alcun diritto eh, la mia traduzione per alcuni anni. Eh, con ciò facendo non solo l'ha diffusa e venduta ma l'ha anche manipolata e trasformata eh, in un ebook eh, con delle interpolazioni di terzi. Eh, infine eh, ha avvallato, ospitato eh, nel, nel suo padiglione al, al Salone del Libro di Torino eh, degli interventi fortemente diffamatori eh, di un gruppo di persone eh, che, stavano, che sono il traduttore e, e l'organizzazione eh, che stava dietro questa... A questa ed nuova edizione eh, di, di, uh, del Signore degli Anelli, e, mh, i quali si sono permessi delle affermazioni estremamente diffamatorie nei miei confronti, in mia assenza per giunta, e mh, le hanno ripetute uh, sulla stampa, e, mh, e nonostante le mie richieste uh, all'editore di dissociarsi, da tutto questo e di prendere le mie difese, dopotutto sono uno dei loro massimi autori, la mia traduzione ha consentito la vendita di eh, milioni di copie eh, del Signore degli Anelli eh, negli anni, da, in tutti questi anni dal 96, in cui, da cui, eh, 97 da cui la Bonpiani ha acquisito i diritti, che prima erano di Rusconi e in tutti questi anni la Bonpiani a, a me non ha versato un, un centesimo e, ma da me ha guadagnato ingenti somme quindi eh, rispetto del proprio autore in questo caso l'autore è Tolkien ma anch'io sono un autore si sa che il diritto del traduttore non equivale a un diritto di un autore e quindi va difeso e eh, eh, non manipolato la mia, la mia eh, richiesta di dissociarsi da queste parole gravemente offensive eh, e assolutamente non, eh, non motivate, eh, perché il nuovo traduttore pot avrebbe potuto spiegare perché, perché sentiva il bisogno, perché in che modo voleva tradurre il suo testo, non aveva alcun motivo di, di accusarmi di cose inutili, tra l'altro dimostrando una profonda ignoranza eh, di, eh, di qualcosa di fondamentale come la, la, diciamo, la, struttura, eh, la struttura poetica dantesca, perché eh, ha preso per errori quelli che lui definiva eh, 500 errori a pagina eh, su 1500 pagine, quindi oh, ci sono più, più, più errori che parole praticamente, eh, una, un, quelle che conosciamo bene come endiadi di eh, odittologia, che sono dei sistemi, dei stilemi eh, danteschi che avevo scelto all'epoca. Eh, eh, proprio perché il, il problema eh, che aveva incontrato la traduzione in Italia dell'opera di, eh, di Tolkien era quello di essere troppo nordico, troppo legato a, a formule nordiche, troppo ostico per un lettore italiano che ovviamente non aveva una, eh, una preparazione in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, una preparazione eh, in letteratura britannica o soprattutto in, in, nel mondo della, delle saghe nordiche. E pertanto era stato rifiutato il libro, era stato rifiutato da, eh, da Mondadori, era stato rifiutato in particolare da Vittorini, che l'aveva stroncato. E quando mi fu dato questo, questo incarico, mi fu, detto, <ride> mi fu detto che era una sfida, che dovevo riuscire, eh, nonostante tutto, a dimostrare che si poteva rendere. In italiano e rendere accattivante e appassionante questa, questa ostica, eh, diciamo, saga nordica, e, e, e a me all'epoca parsi che la, il miglior modo per farlo fosse di, eh, di trasporre in eh, diciamo quello che era questa epopea eh, in, in, in modi, in un linguaggio che era comprensibile e, e, e vicino alla, um, alla cultura evidentemente dei giovani, dei giovani italiani e cosa meglio di Dante e di Petrarca e quindi dei suo, del loro ritmo, del loro linguaggio, del loro modo di, di esprimersi eh, appunto eh, poteva, poteva rendere questa stessa dimensione ehm, epica, e narrativa, poetica eh, che aveva dato l'autore, eh, però rendendola, italianizzandola, che era il problema fondamentale. Diciamo. Quindi eh, tutto questo non mi è stato riconosciuto, anzi l'editore si è mostrato addirittura sostenuto che aveva avuto autorizzazione dal, eh, dalla fondazione. Dalla Tolkien Estate, ehm, che a me ha scritto eh, eh, che non aveva nessun rapporto con l'editore Bompiani, eh, e che naturalmente l'unico ad avere rapporti con l'editore Bompiani sono l'editore eh, eh, inglese, l'editore che ha i diritti a cui sono stati venduti i diritti in origine diciamo, dell'edizione. Dell e quindi questi, questa, questa versione che sarebbe stata l'estate che. Contravvenendo alle volontà dell'autore che aveva provato la mia traduzione e che l'aveva, eh, non solo provata, l'aveva seguita nel corso del, di tutta la sua sviluppo in quanto era, era stato attentissimo, come sappiamo, finché è stato in vita, è stato più che attento, è stato un censore, un censore temibile eh, dei suoi traduttori, ha, ha stroncato le traduzioni. Le due traduzioni precedenti alla mia in, in olandese e in svedese erano state stroncate. Quindi la mia venne, venne come terza e con una responsabilità enorme da questo punto di vista. Tutto questo ritengo che è stato molto ingeneroso non essermi stato riconosciuto e, um, e avermi trattato come se fossi uh, uh, defunta uh, e, um, e anche uh, avermi ingiustamente evidentemente diffamata, cosa che mi ha costretto a ricorrere ai legali ovviamente. Come venne che tradusse la trilogia di un testo così impegnativo? Conosceva già il Signore degli Anelli? Eh, si riconosceva nei suoi contenuti? No, assolutamente no. Noi stiamo parlando del, degli anni 60, della metà degli anni 60, eh, quando questo autore non era per niente conosciuto. Eh, mh, assolutamente no, come le dicevo. Esistevano soltanto due traduzioni della sua opera: in Inghilterra era noto, ma non notissimo. Aveva avuto una, una diffusione contemporanea un po' negli Stati Uniti, presso um, un certo ma, un mondo hippie che in, fe, in effetti. Eh, si manifestò a me. Ogni tanto arrivava uno di questi, di questi noi, giovani, diciamo. eh, già, di questi giovani hippies. Eh, spuntavano, proprio, mi spuntavano a casa perché avevano di me l'indirizzo tramite la casa editrice. All'epoca era, era eh, Allen Unwin la casa editrice inglese, e, um, e quindi spuntavano dicendo: sappiamo che lei sta, sta traducendo o ha già tradotto il primo volume e noi siamo dei fans. E così um, e un po' ho capito che c'era appunto in quel momento i, i, uh, i, gli unici, uh, diciamo, unici lettori dei quali io ero consapevole erano, erano questi giovani americani. E, evidentemente in Inghilterra la situazione è diversa, ma noi stiamo parlando di tempi, deve immaginare che stiamo parlando di tempo in cui non c'era il telefono, cioè il telefono per telefonare a Londra bisogna prenotare la telefonata, quindi ogni telefonata io dovevo andare alla casa idrica a Strobabio e, e aspettavamo, ogni, ogni volta che mandavo dei capitoli tradotti eh, era il terrore, era che la posta li perdesse perché evidentemente c'era una sola versione di un. Dei capitoli, io scrivevo in macchina. Non c'erano le fotocopie, non esistevano le fotocopie, non esistevano i computer, non esistevano le macchine da scrivere elettriche e tutto questo eh, dovrebbe dare il senso no? della. della... Anche un po' mitico di, questa, di questo Expo, oggi eh, rive, rivendicano i nuovi traduttori, le difficoltà delle traduzioni, ma oggi hanno di tutto: Noi hanno, 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 a parte che hanno Wikipedia, hanno i computer, hanno tutti questi strumenti. Noi all'epoca si lavorava in questo modo, si lavorava in maniera molto artigianale, soprattutto confidando sulla propria cultura, sulla propria conoscenza delle lingue, sia la lingua di provenienza. Che la lingua di che la, lingua, ovviamente, che la lingua nella quale eh, si, si andava a tradurre. E, questo, questo incontro con l'editore Astrolabio fu del tutto casuale. Io volevo tradurre, perché in effetti volevo finanziarmi i miei viaggi in Oriente e già, avevo già tradotto le, i poeti della Beat Generation. Trova parecchie delle mie opere, cioè le traduzioni che avevo fatto sui, ai, quando avevo 14-15 anni. In questi... Su questi scaffali e, e, e quindi all'epoca esistevano gli elenchi dei telefoni. Andai sulle pagine gialle e in ordine alfabetico c'era scritto editori. Casa editrice: non so, tradurre, si traduce per una casa editrice. Io all'epoca lavoravo anche come interprete, con interprete simultanea, stavo facendo la scuola interprete oltre che all'università. E, e le, mi rispose: la prima, la prima casa editrice in ordine alfabetico era A. Astrolabio. E mi dissero, ma noi abbiamo un testo piuttosto molto difficile, qui se lei si, se la sente di provare. E così, così andò: insomma, così andò, che, andò, che mi, mi, mi diedero uh, dei capitoli di, in prova, io mandai questi capitoli. Eh, L'autore rispose dicendo che, era, eh, che per la prima volta si trovava bene, tra, 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 eh, tutto che questo piombando aveva... in un mondo a me totalmente sconosciuto perché, appunto, all'epoca non sapevo di che si trattasse, era molto difficile. Tra l'altro, mi avevano dato anche delle pagine delle, delle appendici da, da tradurre in, in, senza, senza che io sapessi bene di che si trattasse. Insomma, è questa, questa, eh, questa total immersion in un mondo assolutamente sconosciuto e per di più, come diceva. Come in effetti, era, dicevano gli editori italiani dell'epoca, ehm, da noi lontano, perché sappiamo eh, quanto sia stato costruito questo, questo mondo favoloso che in realtà è poi così vicino a noi, e quello che voleva l'autore. L'autore voleva che questo mondo apparentemente lontano, eh, in realtà, fosse, eh, ci fosse vicino, fosse la nostra, la nostra stessa storia, e quindi eh, contava sul, sui traduttori su di me e poi sugli altri ovviamente, affinché loro sapessero ehm, rendere questo un rapporto anche intimo con, con questa storia, affinché ciascuno sentisse che questa era la terra dei loro padri, quella che si andava perdendo, questa terra di mezzo che veniva ehm, aggredita e quindi suscitasse eh, in tutti i lettori. Il, una, un senso dell'urgenza di questa difesa, no? la mobilitazione, eh, quindi, da un lato, la fabulazione, la meravigliosa narrativa, eccetera, dall'altro, anche questo senso di un'urgenza un ehm, che veniva fuori e questo ehm, l'ho capito mano a mano mentre leggevo perché lui era molto, eh, era molto tecnico. Le, I consigli che davano erano, erano dei consigli specifici sulla nomenclatura, su come tradurre le parole, quindi, mano a mano. Che dava questi consigli? Che poi a un certo punto mi fu consegnato una, un vero e proprio manuale, cioè che lui aveva fatto. Sono stata, fa credo, la prima. Eh, a, di coloro che hanno tradotto il libro ad avere questo indice dei nomi e delle nomenclature di come tradurre, e, e questo la, proprio la lettura approfondita di questo documento eh, mi ha consentito di, di immergermi, in questo, di capire cosa significava questo mondo, evidentemente, altrimenti non c'erano altri strumenti. Ovviamente e, ero, un, ero, ero completamente, no, pensiamo, non ero uscito il Sin non ero uscito niente, non ero uscito lo Hobbit, nulla di quello che oggi è. Il, il, tutto il materiale a disposizione eh, dei lettori o di chi lo traduce non esisteva niente, evidentemente. Non, eh, ancora, Christopher Tolkien non aveva lavorato, eh, l'autore era, era, era vivo ed era l'unico, era il contatto ovviamente essenziale sul quale si, erano, si era impegnato l'editore Ubaldini dell'Astrolabio. Eh, si era impegnato per iscritto con, con l'autore, con la casa editrice ehm, a, questo, a, questo, a questo costante riferimento perché la traduzione venisse, eh, venisse approvata dall'autore. Parlando di Tolkien, quindi Tolkien conservatore, Tolkien credente, Tolkien comunitario, Tolkien ambientalista, epica, etica e pathos, mh, crede che il messaggio di Tolkien resta ancora valido per sottrarsi al nichilismo del presente? Allora, intanto eh, vorrei fare una premessa e vorrei dire chiamiamolo Tolkien in effetti, perché insomma come italiani dobbiamo rivendicare il diritto di italianizzare i nomi degli autori stranieri, così come i francesi e gli altri eh, francesizzano o inglesizzano i, nostri, i nomi dei nostri, perché loro devono chiamare Michelangelo Michelangelo e noi dobbiamo chiamare Tolkien Tolkien. Quindi chiamiamolo Tolkien per, per, diciamo, per stabiliamo questo uso. E, la il messaggio eh, non è soltanto di attualità, è di estrema attualità. Eh, la complessità dell'opera eh, tolkieniana è eh, una complessità che si rivela eh, sempre di più mano a mano che si va avanti nel, nel tempo e eh, che si sviluppano tutta quella serie di, di, eh, una serie di eventi eh, che lui aveva previsto, ma non e non direi che non solo li aveva previsti, perché li aveva visti, perché in realtà eh, il, il mondo è ciclico e, e le guerre sono un fatto ripetitivo, come sappiamo, lui ha vissuto le orrori e le tragedie di ben due guerre, una di prima in prima persona, l'altra per tutto quello che è successo, e, e, questo, e, a questo, e al tempo stesso, oltre alla guerra, ha Vissuto e ha, ha, ha temuto anche la pace, la pace dopo la guerra. Infatti, la fine del libro in realtà rimanda a questo: no? l'omologazione del globalismo. È un po' pasoliniana come riflessione, sì, no? assolutamente. E viene, è... diciamo, più o meno l'epoca è quella. L'epoca è quella, Pasolini dopo sì. dice: sì. come era bella l'Italia nel esatto, tempo esatto, del fascismo? Tanto, non sì. perché apprezzasse il fascismo, ma perché quelli, quella autenticità, quell'Italia autentica. Sia popolare eh, eh, che anche di, di, di reazione, anche, sì. a, a, la, la capacità di reagire, la capacità di opporsi tutto invece tutto di certo. essere completamente ehm, eh, inglobato da una, da una seduzione, dalla seduzione del male o dalla seduzione del conforto. E questo in effetti la, lui la, lo capì molto bene, e lo spiega nelle sue lettere, che ovviamente anche lì all'epoca non esistevano, non erano pubblicate, e che però oggi ovviamente abbiamo letto e che quindi ci danno uno strumento. Più per capirlo, e questo, e questo è, la, è la, il valore dell'attualità del suo messaggio. È sicuramente insito in tutto questo. Ma la cosa importante di questo messaggio è fondamentalmente l'aspetto ehm, epico ed etico, cioè il fatto che eh, l'Occidente abbia prodotto in questa fase storica, in questa sua fase storica, un testo. Uh, che si può equiparare al, all'Eneide, cioè un testo dove il, un, una, un, cat, no? un un viaggio. <ride> Un itinerario spirituale e, e, e di ricerca interiore ha dei protagonisti, in questo caso non degli eroi, ma degli antieroi, che hanno uno scopo, una missione. Questa missione e, per Nenea era di portare questo fuoco sacro, in questo caso era di distruggere l'anello dell'arroganza, ma certamente c'è questa dimensione, sicuramente. E, da questo punto di vista classica no? E al tempo stesso, eh, questo per noi, per gli italiani soprattutto, che dimostrano anzi di avere capito, secondo me, questo testo molto meglio di, eh, del, degli anglosassoni, tant'è vero che eh, i lettori si sono fortemente opposti a questa nuova traduzione così, così eh, dissacratoria e così. Riduttiva per certi versi, no? che si è evoluta, non, forse modernizzante, meno... modernizzante esatto. e attualizzatrice contro la volontà dell'autore. E questo, questo probabilmente gli italiani l'hanno capito meglio perché proprio da noi esiste questo: esiste Dante, esiste Virgilio, e questo è parte della nostra, della nostra identità. Di popolo, Roma è nata esatto, dal, eh, dall'Eneide. Quindi... Ma anche perché forse l'Inghilterra, avendo una storia, la storia diciamo, industriale eh, di quel paese è nota a tutti, e forse invece il popolo eh, italico è ancora, era ancora legato alla terra, era più vicino alla terra e quindi eh, riusciva a comprendere, a cogliere delle sfaccettature che invece. Eh, I nordici, non è vero, più a io penso che ci sia un altro elemento anche in questo. Io credo che lui abbia un, che il suo profondo cattolicesimo traspaia e che sia stato uno degli elementi eh, fondanti di questa opera, eh, che non è un'opera. Eh, Cattolica, nel senso del, che non racconta non, episodi della, della, della religione cattolica, ma è un'opera che, no, che è scritta da un profondo cattolico perché la sua dimensione è quella della pietas, la pietas che non esiste nella, diciamo, nella tradizione. Anglosassone, nella tradizione calvinista, la tradizione, eh, tra, altre, nelle tradizioni che hanno adesso influenzato diciamo, l'oggi. Ed è questo il grande pericolo, perché quando ti dice modernizziamo, modernizziamo in che senso? Togliamo questo elemento sacrale, spirituale e, e, eh, e, 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 e di non contrapposizione fra bene e male, ma di equilibrio, hm? che è quello tipico della, di una visione. Eh, profondamente cattolica, profondamente spirituale della, eh, della vita e sostituiamola con la visione, con una visione anglosassone, calvinista e, ehm, esatto. e quindi eh, modernista in un senso. In un senso anche radicale. Diciamo. Quindi, da un lato eh, poniamo così, diciamo, con, delle, con dei principi globalisti, no? la Compagnia dell'Anello diventa una specie di, di, eh, di, di cosmopolitismo eh, da baraccone, e eh, al tempo stesso si perde il messaggio, si vuole cancellare man mano questo messaggio. Eh, questa operazione è nata molto tempo addietro, perché la tentazione di dare di, di, di quest'opera una interpretazione pagana e, e anzi addirittura, addirittura satanista, come fu, fu, de, fu descritta dal curatore, ahimè, della mia, della mia traduzione. Eh, che... che che ripetutamente ha, ha dichiarato una specie di, eh, di parentela del, di Tolkien con, con, con i romanzi gotici inglesi, come se fosse un, un seguace di, di Alistair Crowley, cosa che non è assolutamente... Serviva vero. a depotenziare il messaggio che... Esattamente, lei me. ha usato proprio la parola corretta, depotenziare il messaggio prima eh, in questo modo, poi eh, eh, relegandolo in un settore che, questo, che hanno, sembra che abbiano fabbricato apposta del fantasy, come se comunque un romanzo non fosse fantasia, no? Invece questo fantasy diventava un settore di improbabile, l'improbabile eh, immaginazione. Una roba per ragazzi. Una roba bambini, per ragazzi, qualcosa, eccetera, eccetera. Poi li prendere... hanno, hanno costruito contro Harry Potter. Per, per, annappia, per, per, per confondere le acque, dove appunto un, da, 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 Nel Signore degli Anelli è chiarissima la differenza fra un, 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 un negromante, un mago nero, eccetera, e, e, un, è come, ad, o addirittura un uomo, un, diciamo così, un uomo della via che perde la via e che diventa un, un negromante, no? e, come Saruman e, 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 e l'immagine di Ganda che è un maestro, che è un maestro, eh, un maestro di vita, un maestro, eh, come potremmo dire, uno zarez in termini ortodosso oppure una, eh, un, um, un, uno sheikh, se lo dobbiamo usare un termine islamico, comunque qualcuno eh, che, ha, eh, che ha fatto un percorso, un percorso e che è un saggio. Il saggio, Quindi, è la figura del saggio del villaggio, che esatto, ci previene... Ci parviene da, da, dagli greci insomma. certo c'è una certo, figura certo. paterna che ti guida lo spirito guida tra, se si può dire in tutte le tradizioni c'è esatto. c'è il buddha esatto. c'è è ci sono una un, personaggio, un personaggio che ha eh, che conduce che guida eh, attraverso la sua sapienza il suo, anche il suo contatto con con delle sapienze antiche, delle sapienze che sono al di là no? eh, di, della, del, del, mondo con, del mondo contemporaneo e del vissuto. E questa, questa cosa evidentemente, eh, cioè Harry Potter la demolisce totalmente, no? eh, perché sì, grande confusione tra le magie, eccetera, grande, eh, un, una, un, un modo di. In effetti confondere le acque, poi finalmente non potendo, comunque, nonostante tutto ciò, non, non essendo riusciti a disinnescare il potenziale di quest'opera e avendo assistito alla, a, a innumerevole generazioni, nuove generazioni di giovani, eh, di adolescenti, ma anche di, eh, di universitari che si sono appassionati che sono, e che hanno eh, addirittura sposato l'etica diciamo, della Compagnia dell'Anello, cioè si ricorre adesso all'ultimo all diciamo, strumento, l'ultimo esperimento è quello di eh, snaturarlo completamente attraverso quello che è la trasformazione, come sappiamo bene, la potenza dei simboli, Tras capovolgerli significa eh, assolutamente snaturare l'opera. Guerra e pace, esatto, no? togliergli sua, tutta, ogni sua valenza. Insomma. La creazione di una vasta opera come quella di Tolkien sarebbe possibile in Italia? De direi che non, noi siamo il paese per eccellenza dove questo tipo di opera è stata prodotta. Parliamo di Virgilio, parliamo di Dante, parliamo anche di, eh, diciamo di tutti i grandi classici, ma fino a, a un testo come Orcinus Orca, che è stato un testo siciliano, che ha molti di questi aspetti, evidentemente, che contiene molti di questi aspetti, io credo che sia certamente parte della, della tradizione letteraria italiana e, e, e che quindi sarebbe sempre possibile l'apparizione di, di un autore, eh, in grado di scrivere un'opera un epica. Certo, eh, la cultura, l'infinita cultura eh, linguistica, eh, la sua la meticolosità eh, del, da, da, da glottologo, eh, anche la sua passione per la per la, per la geografia eh, e per le saghe nordiche, eh, Crea, ha creato uh, un background tale uh, uh, a quest'uomo che uh, oltretutto ha avuto una vita immersa nel, nelle guerre, in tutta una serie di episodi importantissimi. Quindi, questo insieme e questo insieme di fenomeni che, che rendono assolutamente unico uh, nel, nell'Occidente contemporaneo la sua opera uh, e, uh, e che credo rendano quasi impossibile oggi a qualcun altro in occidente di, di, di fare alcunché di analogo, è piuttosto una dimensione orientale oggi ormai quella di, di dedicarsi, di dedicare molto tempo, abbiamo un filosofo, abbiamo un filosofo russo che ha queste dimensioni di pensiero, Alexander Dugin, sto parlando di Alexander Dugin che che ha scritto la storia della, diciamo, la, del pensiero, ha riscritto la storia del pensiero e della filosofia occidentale in 14 volumi. Eccetera. Quindi, eh, è piuttosto, sono piuttosto eh, mondi che ancora non hanno subito eh, l'assalto la, definitivo eh, della frenesia, eh, per cui si reggono in piedi col sistema della trottola. Quelli che no. possono produrre una, delle, opere, delle opere di questo genere. Per essere, diciamo, all'altezza o come o alla stregua di Tolkien serve quella combinazione, se così si può dire, magica di questi elementi cioè, che oltre, lei ha appena detto. Certo, no? oh, certo, 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 oltre che una grande fede, credo io. È cosa che anche Alexander Dugin lo caratterizza anche questo aspetto. Quindi, eh, in un modo diverso, eh, direi che l'altro. Che l'elemento di oggi è personalità, la personalità culturale dell'intelligenza occidentale eh, più vicina in questo senso al, al, al mondo tolkeniano. Um, andiamo con la prossima domanda: ehm, il Signore degli Anelli, anche per chi non lo ha letto ma ne ha visto il film, è in grado di suscitare autentici risvegli interiori? Cioè, cos'è davvero il Signore degli Anelli? Senza dubbio, è il motivo per, per, per cui viene così, eh, è stato aggredito ed è stato, come abbiamo detto, eh, c'è stato questo tentativo di depistaggio proprio perché eh, ha creato, cioè crea, eh, è l'unico testo occidentale eh, moderno che, eh, che crea nei giovani il senso dell'urgenza di una dimensione sacrale, spirituale ed etica e quindi eh, non in maniera didattica, non in maniera accademica, ma in maniera affabulante e qui eh, vorrei essere immodesta, dico credo anche per merito della traduzione di una, di una, di una sedicenne che eh, fu affabulata, fu, fu eh, contaminata, fu travolta da questo e forse proprio perché avevo 16 anni e quindi avevo questa freschezza eh, dell'entusiasmo, della scoperta, quella che hanno tutti coloro che l'hanno poi successivamente letto nella mia traduzione. Non c'era la, la volontà intellettuale o la volontà eh, da prima donna di un, di un traduttore arrivato che eh, vuole sovrapporre al testo la propria personalità, le proprie visioni, la propria storia. No, ero, ero una pagina bianca e ho potuto, ho potuto diventare una, 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 una specie di, eh, come si può dire, trasparente, ho potuto far scorrere questo, questo, questa, questo tutto questo fiume attraverso me stessa, prestandogli la mia voce. Ma e credo che sia stato proprio questo il, il, uno dei motivi del, del successo, impensabile, insperato, visto che appunto eh, tanti lo avevano, lo avevano negato, hanno detto che non sarebbe stato possibile eh, rendere, eh, renderlo un romanzo appassionante per gli italiani. Forse una riflessione che mi viene così su due piedi, <coughs> anche il fatto, cioè il fatto di voler depotenziare l'opera e il messaggio che porta con sé l'opera e anche quella del rapporto del bene col male e del fatto che il male esiste perché da dopoguerra in poi appunto con quel processo di omologazione occidentale e poi in seguito mondiale mm. abbiamo diciamo visto che il sistema il neoliberalismo eh, ci paventa eh, il loro stesso sistema come l'unico dei mondi possibili, l'unico sistema possibile. Per cui loro sono il bene eh, fanno solo bene e non esiste più il male. Mentre il male esiste ancora e forse un'opera del genere ti pone appunto pone i giovani soprattutto. Uh, li toglie dall'innocenza, no? eh, li mette di fronte alla realtà che esiste anche il male. Non so se è d'accordo se conviene certo. con quello che dico. Sì, C'è cioè, sì. stata in questi anni eh, l'eliminazione eh, totale de, della figura del male. No? Beh, ci sono, ci sono state delle opere, voglio dire certamente nel cinema abbiamo del male, abbiamo tutte queste cose di violenza, di, 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 di violenza anche di, um, di violenza bruta, fisica. Eh, però il male come qualcosa esterno a te, mentre l'importanza dell'opera dell tolkieniana è proprio che lui ti fa percepire che il male può essere sempre parte di te, che in qualsiasi momento, infatti eh, tutta la, la, la tematica del, degli orcs, che non sono ogres, per questo all'epoca si decise di tradurre come orchetti io avevo proposto orcastri, orcagni, insomma, eh, questa tematica fu discussa all'epoca e non fu che fu chiaro che non voleva che si usasse un termine come orco che sembrava che rappresentare un, un mitico e invincibile personaggio come erano gli urukai o gli altri, e, perché questi rappresentavano le nostre, eh, le nostre passioni perverse, i nostri, i nostri difetti però vincibili e, e, e questo. Questo aspetto è molto importante, uh, la, il, lui ci mette in guardia uh, da due cose, da un lato queste cose invincibili che siamo noi stessi, cioè sono i nostri, i nostri elementi negativi, questi che sorgono da noi stessi e che noi dobbiamo riconoscere, vedere e sconfiggere, ma non sono invincibili. Dall'altro i mostri fabbricati, fabbricati da questi, da questi perversi. Eh, incontri, diciamo così, fa, manipolazioni genetiche. No? Oggi potremmo, ne parli, vediamo quante, di quanto questo argomento certo. è, alla, è alla veramente di attualità. E queste perverse manipolazioni genetiche che fanno sì che escono fuori questi grandi mostri, questi, questi mostri mutanti. quasi questi mutanti, che sono questi sì, quasi invincibili, Perché, Perché sono, sfuggono alle mani dell'apprendista stregone. Come sappiamo. E, e, e un'ultima cosa è molto importante da vedere: chi sconfigge questi mostri? li sconfigge l'albero, li sconfigge la saggezza della natura. Gli alberi, come le pietre, eh, si sa, dicono gli antichi saggi, anche nella tradizione islamica, sono coloro che hanno una sono sempre alla presenza, al cospetto di, divino, insomma, eh, privi di libero arbitrio, eh, piante e pietre non fanno che glorificare eh, Dio e quindi loro hanno questo potere spirituale di salvare il mondo e di fornirci un esempio di come diventare, come bisogna essere se si vuole salvare il mondo. Ovviamente, l'altro aspetto che è fondamentale secondo me in questa. In questa, in questa lettura è quella di chi distrugge davvero l'anello, perché a distruggere l'anello non è l'eroe, eh, diciamo il protagonista Frodo, non è neanche l'antieroe, non è neanche il suo fedele servitore Sam che protegge Frodo dalla tentazione, che quindi è, uno, è un elemento determinante nella, eh, diciamo, in, questa, in questa fase finale. Ma a distruggere l'anello. Chi è? È Gollum. E chi è Gollum? Gollum è il perduto d'amore, è il pazzo d'amore, quello che un tempo si chiamava il pazzo del villaggio, quello che, che, uh, che in tutte le tradizioni orientali sappiamo che esiste, perso nell'attrazione assoluta uh, divina. E, e quindi questo anello per lui è il suo tesoro, ma non è soltanto un tesoro eh, materiale, è un tesoro talmente, l'amore è talmente totale in lui, per questo oggetto, talmente, viscerale, detta, che talmente viscerale che lui in una specie di danza estatica si sacrifica distruggendosi nel fuoco per amore. Quindi la fine di questo messaggio è, intanto il male non è mai assoluto, intanto, infatti Gandalf dice di non uccidere Gollum perché potrebbe essere tornare utile, no? essere, avere un suo ruolo successivamente, perché ovviamente come tutti i saggi sa. D'altra parte è un messaggio per dire che il progetto cosmico è fatto in modo tale che non esista un male assoluto, cioè Gollum, il peggio del peggio, quello che dall'inizio della storia tutti pensano sia il, quello da distruggere, in realtà è poi colui che consente consente di risolvere i problemi di mettere in equilibrio queste due forze. Esatto, di mettere in equilibrio. Economia. E questo è un aspetto, anche questo molto, molto poco anglosassone, cioè eh, è questo un aspetto estremamente, diciamo, una visione estremamente cattolica delle, della, diciamo, degli equilibri. Appartenente alla tradizione greco-romana. Certamente, beh, certamente un. Non c'è una radicalizzazione del bene e del male che si confrontano come degli elementi eh, eh, assoluti ed eterni, perché sappiamo che non è così. Perché poi alla fine nel progetto cosmico anche chi crede sa che anche colui che fa il male lo fa perché viene condotto da Dio a farlo, perché è uno strumento, no? certo. È uno strumento del, del, nel grande progetto complessivo. Quindi e questo è. è, è, è e la distruzione del, dell'anello: quindi del, del, dell'anello dell'arroganza, passa attraverso l'accettazione dell'umiltà. Quindi, da un lato è la distruzione dell'arroganza, e dall'altro è l'esaltazione dell'umiltà. E' questo che rende quest'opera così straordinariamente ehm, seducente: perché ehm, trovi, trovi uh, una, una, una motivazione trovi una motivazione per il tuo percorso, perché in ognuno, ognuno di noi lungo il percorso della propria vita ha tutti questi episodi, si trova confrontato con il male, con quello che considera un nemico, con quell'altro che eccetera, quindi con le passioni, quindi è una cosa che pur non avendo una visione, una vol volendo avere una visione allegorica, comunque riguarda ciascuno di noi e questo lo, sen lo sentono tutti, l'hanno sentito tutti ed è questa la sua portata universale e duratura. Per cui, evidentemente, eh, evidentemente, rischia di essere un, un grande ostacolo nel progetto glo globalizzatore. Lei è profonda conoscitrice della cultura araba con la sua sapienza tradizionale. Eh, ci sono degli elementi di comunanza col signore degli anelli? Eh, beh, se pensiamo che mh, addirittura mh, Dante e la Divina Commedia furono influenzati, ora lo sappiamo perché sappiamo eh, cosa... cosa in che modo questa questa diciamo, questa, eh, questa influenza si, si esercitò fu, fu influenzato dalla cultura araba attraverso l'opera che riguardava il viaggio del profeta il, il mirage cioè la sua, il suo viaggio eh, attraverso le varie i vari cieli fino al cospetto della presenza divina eh, quest'opera questo, quest è stata molto importante eh, e sulla, su quello che è stato impostazione della Divina Commedia. Quindi questo, questi scambi sono sempre avvenuti eh, a che livello? A livello spirituale, perché in effetti la sapienza, eh, la, la spiritualità e la sapienza sono eh, il patrimonio delle varie tradizioni spirituali. Quindi eh, l'antica saggezza persiana, indù, eh, sappiamo... Ha influenzato, hanno influenzato a loro volta la tradizione eh, islamica in tanti versi. Cioè, eh, non, sono vasi, non, ci sono, non ci sono elementi di incomunicabilità tra le tradizioni sapienzali. Quello che si manifesta nella vita, cioè il conflitto religioso fra le religioni, eh, è, una, è un aspetto politico. Eh, ma dietro a tutto questo... La conoscenza, cioè la, il raggiungimento di una, del divino attraverso un percorso etico e spirituale è uguale per tutti, quindi evidentemente eh, una tradizione così viva come quella del, dell'Islam, eh, così piena di, eh, di storie, di racconti, di vite dei, eh, dei, dei maestri sufi, eh, eh, di, um, di, epopee, eh, di epopee di grande amore che in realtà nascondono eh, viaggi spirituali, è proprio il paradigma di, questo, di questa opera, eh, che è un'opera unica in Occidente, ma che ha tanti tante e sorelle o parentele in, in Oriente, eh, fino, fino a quasi all'attualità, insomma. Quindi eh, chi di noi si occupa di, di cultura orientale, eh, appunto per questo riconosce questa straordinaria vitalità e questa unicità di questo, del Signore degli Anelli e di tutta l'opera tolkieniana, in quanto è in effetti una... Uh, un, un, un progetto molto unico nella storia occidentale dell'epoca industriale, evidentemente, questo è un po' il, il dato di fatto visto che c'è stata una interruzione drammatica che è stata quella della rivoluzione francese che ha completamente sradicato così come la rivoluzione in Russia diciamo quella dei certo, certo, assolutamente serviva assolutamente, a quello, serviva eh. quello. Cioè, tutta, beh, tutte le rivoluzioni dei primi del secolo certo. il crollo degli imperi sono stati, è stato, sono stati creati il crollo degli imperi è stato voluto da chi voleva interrompere le tradizioni sacrali Questo distruggere è. il sacro e di fatti le guerre eh, odierne so, mirano anche e forse soprattutto a quello uh, uccidere la sacralità perché Solo in questo modo si può convertire il mondo intero all'unica uh, ideologia possibile, all'unico Dio. Uh, e questo è un motivo in più che... per creare la Compagnia dell'Anello e, uh, e opporci a questo progetto. La ringrazio <ride> per questa intervista, è stata molto gentile. Grazie a lei.